giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà. Quindi quando tu dipingi canti? No, suono. Beh, facilissimo naturalmente, suona e fumi naturalmente anche. Mi trovo molto in pelle da combinare cantanti e insegno molto ad ascoltare questo. Beh, decisamente in questo caso bisogna ascoltare, no? Delle parole di poetiche. Tu Lorena invece che rapporto hai con la poesia? Allora, io bello. Oh, il più bello di tutti è arrivato. Naturalmente da bravo divo si è fatto attendere. Allora, io ho veramente un bel rapporto con la poesia, che mi sono scelta un compagno di scrivere poesie. Ho fatto la domanda giusta. No, non lo fa per lavoro, però insomma lui vero hobby scrive. E no, la poesia va a braccetto con il canto. Musica sicuramente, e anche io non ho mai cantato musiche contemporanee, ecco, come diceva l'esatta, perché
nel tuo futuro magari canterai qualcosa del tuo compagno, allora chissà. Ma chi può dirlo? Ma, però nel lavoro è meglio fare le cose che si passano meglio. Invece da te, Maria Letizia, chiedo che cos'è per te la musica? Perché hai deciso di diventare cantante? Allora, io ho in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata cantante. Ah, quindi invece di fare il primo concerto sì. Hai fatto... Sì, io praticamente avevo 3 anni, mi vestivo con tutti, mia madre aveva una sartoria, io prendevo tutti gli straccetti per terra, me li mettevo addosso e andavo fuori e cantavo. Quindi è una cosa proprio, io sono nata cantando, infatti dico sempre, forse ho cantato anche nella mia precedente vita, quindi... E il discorso della poesia, io leggo una poesia al giorno perché credo che la poesia sia qualcosa di estremamente formativo. Peccato che oggi la poesia trova poco spazio, come del resto un po' tutta l'arte in generale. E amo molto la pittura, ho fatto liceo artistico, quindi anche io dipingo, mi diletto ovviamente, sicuramente non so. Mi voglio assolutamente però ecco, io amo un po' tutta l'arte in generale, cioè il canto è qualcosa che io in particolare sento proprio molto, molto, lo sento fisicamente il canto, perché quando sto male, quando ho momenti brutti canto, e il canto mi fa stare bene, perché trovo che il canto sia molto liberatorio e benefico, e quindi canto, poesia, musica in generale, anche uno strumento, quindi per me l'arte è a tutto tondo. Beh, diciamolo cosa, perché insomma ho studiato il violino per 8 anni, sì, poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma, era cantare, quindi non l'ho abbandonato il violino, assolutamente, ho suonato anche in orchestre con i miei colleghi in studio, eccetera, insomma, ho dedicato tutta la mia vita. Dei progetti per il vostro futuro? Ma come guarda? Se oggi ci siamo rincontrate, sì. Così. In siamo... realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto, che siamo noi tre e ma come altro... Cacao non l'avete preso? Ma Cacao è l'anima del gruppo, ecco. Se non so questo in portato. Va benissimo, ok, allora non siamo vestito un portato. E quindi ci piacerebbe fare quel progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dall'opera classica al musical al pop lirico, ecco. Bene, allora andremo tutte a Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbia anche lei dei tanti progetti per il futuro. E, diciamo, io ho cantato tanto con mio marito, che è un marito, no? Abbiamo fatto tante cose insieme. E avremmo anche presentato, però non è vestito di Bordeaux, quindi oggi sarà niente. E quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista, e poi insomma canto anche, faccio parte, sono solista di una corale. Però insomma, adesso i progetti io lascio un po' anche che le cose vengono fatte. Questo è un bellissimo progetto, il trasloco. Il trasloco, speriamo. Bene, allora innanzitutto grazie per aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche, diciamolo, caro signor Prandin, diciamogliele, non sono facili, diciamolo di cuore, non sono facili, perché io le ho ballate, quindi non sono facili, loro ci hanno dedicato tantissimo amore, tantissima passione, è stata una gioia avere qui tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha per la poesia. Grazie soprattutto anche a Cacao. Grazie soprattutto a Cacao, è sempre fondamentale. Bene. Ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bella esperienza. Ringraziamo anche bella. Posso aggiungere? Certo. Col Bordeaux anche, secondo me. Sì. Non a caso siamo tutte le cose di Bordeaux. La pièce. Veramente sì. Assolutamente, molto espressivo. Io vedendovi penso che Prandin e gli specchi e Bruno Mancini, siccome conosco un po' la poesia di Bruno Mancini, e Bruno Mancini e gli specchi si sposano molto bene.
bene, perché sono tanti rimandi anche culturali, certo, sì, no? Che nelle musiche insomma si capiscono. E quindi caro Bruno Mancini, caro signor Prandin, un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.